Ciao a tutti ragazzi e ragazze dal vostro Diablotex, eccomi qui che sono bello carico. Come vedete sto per fare l'unboxing della Collector Edition, della Slipper Argent Edition di Television, ragazzi, con un giorno di anticipo, perché comunque il Day One è stato rotto, almeno nella mia città lo vendono di gioco. Quindi, cosa devo dirvi? Prima di passare all'unboxing magari di questo grandissimo pezzo, perché comunque non si trova già più, almeno nella mia città. La versione PlayStation 4 della Slipper Argent Edition è terminata, però io l'avevo bella che prenotata all'epoca, no? Quando un mese e mezzo fa l'ho prenotata, quindi non c'è problema. Ho detto all'epoca, può sembrare chissà cosa. Allora, arriverà, farò questo unboxing che sarà bello, abbastanza corposo, perché il video sarà bello lungo, perché ho anche delle cose da dire. Oggi mi devo togliere un po' di sassolini, ma questo riguarderà la parte finale, ragazzi. E poi farò anche il set fotografico come sempre. E niente, una cosa volevo dire, che questa Collector Edition costa 150 euro, però dentro contiene, secondo me ne vale la pena, una delle poche collector che vale, perché il box da collezione contiene, tanto poi vedremo tutto adesso man mano, che il poster, il season pass, quindi per tutto l'anno 2016, perché non credete che il season pass è per sempre, perché alcuni magari confondono. Il Season Pass, ragazzi, è per tutto il 2016, per tutto quello che verrà rilasciato nel 2016. Poi contiene la replica dell'orologio degli agenti, la fascia d'abbraccio che magari la metterò qui quando non avrò voglia di staccare o smettere di giocare, no? E un artbook, ragazzi, questo è quello che contiene, ma adesso andremo a vedere tutto. E la copia fisica del gioco. E qui che adesso entra l'argomento che volevo dirvi. Io ero intenzionato a prendere anche la Collector di Hitman, che uscirà l'11 marzo, come alcuni di voi sapranno, alcuni no. Però il problema, ragazzi, è questo: che la Collector di Hitman costa 140 euro e mi danno la statua di Hitman seduto, che sarà alta così un 25 cm, se non sbaglio, non ricordo bene. Poi c'è la replica della cravatta di stoffa dell'agente di Hitman e l'artbook. Dentro non ci sarà la copia fisica del gioco, ma ci sarà il solito coupon col codice per scaricare tutti gli episodi che usciranno di Hitman, perché è fatto di episodi. E sinceramente, io ragazzi, io personalmente non mi faccio prendere per il culo, perché non do 140 euro e non ho neanche la copia fisica del gioco a casa, quindi non aspettate l'unboxing di Hitman sul mio canale, perché io quella collector la prenderò solo quando. E dico solo quando, perché tanto secondo me non andrà in sold out come è successo con Television. La prenderò soltanto quando la metteranno a 10 euro e ci regalano anche due pacchi di Nesquik, ragazzi. Perché è così. È così perché non mi faccio prendere per il culo da loro, per il semplice motivo che se io tiro fuori i soldi voglio la copia fisica del gioco. Quindi, detto questo, passiamo tranquillamente, tranquillamente. Sto abbastanza bravo oggi, ragazzi, poi me ne accorgerete. All'unboxing della Slipper Agent Edition di Television, qui in versione PlayStation 4, con il suo box da collezione. Questo gioco lo voglio giocare per bene, ragazzi, e quindi mi sono fatto questo autoregalo di questa versione. Eh sì, eh sì, il cellophane per il momento lo poggio lì, perché oggi voglio fare un po' l'educato, no? Ok, vai, sfidiamo, si sfida. Ce la facciamo? Vai, guardate qui, ragazzi. Ecco, l'avvicino così non dite che. Ullala, ecco qua. Che bello, eh? Vai, questo è veramente di lusso. Hanno fatto veramente una bella collector qui. Qui è il davanti. Poi, tanto farò anche l'incontro ravvicinato, tranquilli, come sempre. Ecco qua, qui è il di dietro. E questo è di lato, ecco. Perfetto, ragazzi. Andiamo ad aprirla. Vediamo un po'. Apriamola, apriamola, apriamola. Cosa troviamo dentro? Una PlayStation 4, magari, tanto ne ho tre. Ullala, vabbè. Apriamo qui il coperchio, mettiamolo lì, insomma. Apriamo anche la seconda parte. Ecco, togliamo tutto, ragazzi. Ho tolto tutto, eh. Oh, poi vi faccio vedere, vi faccio un bel quadretto. Allora, sono gasato. Ullala, perfetto. Vai, partiamo dall'artbook. Dai, partiamo dall'artbook, ragazzi. Guardate che artbook. Questa è una collector veramente, poi tanto con l'incontro ravvicinato vi farò tutto perfetto, vi farò vedere anche da vicino che è meglio. Questo è l'artbook, però
poi magari lo faremo. È meglio farlo. Ah, non si può chiudere così, ok, perfetto. Lasciamo per il momento tutto qui, ragazzi. Sono emozionato da questa collection perché vedo che comunque ci hanno trattato bene. Ecco, facciamo una cosa per fare un po' da trampolino. No, da trampolino, ma ecco, magari così l'artbook. Vabbè, dai, scivola. Teniamolo così, ti reggi? Non si regge, vabbè. Ma niente, mettiamo qui, tanto poi faremo l'incontro avvicinato del terzo tipo, ve lo sapete. Poi qui, ragazzi, cos'è una busta delle figurine? Cos'è? No, qui ci sarà il poster, ragazzi. Apriamolo, apriamolo con cura. Ecco, con cura, perché se rompo il poster è la fine, no? Credo sia il poster. Credo. Non sono sicuro. Dentro questa busta nera c'è l'eliminato del Grande Fratello, no? È il poster, ragazzi, è il poster, sì, sì. Ullala, che bello. Ma che bello, mi piace. Beh, lo sapevo io. Eccolo qui, ragazzi, questo è il poster. Poi tanto vedrete tutto da vicino, tranquilli. Voi sapete che io mi impegno, mi sono preparato per farvi questo unboxing, ho fatto una preparazione. Ci vuole stile per fare certe cose, ragazzi, Poi qui, ragazzi, cosa c'è qui? Qui c'è il codice per sbloccare delle armi, che non vi farò vedere il codice perché non so mica... E qui c'era il pezzo forte, c'è il Season Pass, ragazzi, eccolo qui. Il Season Pass di The Division. Eh sì. Poi dentro, giustamente, troviamo il gioco. Ma adesso... calma. Allora, questa è la fascia d'abbraccio di The Division. Credo che... sì. Ecco la fascia d'abbraccio che portano i soldati, insomma. Eccola qui, apriamo, magari dentro ci sono le fascette per mettere... Vediamo, che qui non c'è nulla. Qui non c'è nulla. No. Apriamo qui. Cos'è, un portafoglio, magari? Intanto non c'è... Ah, ecco, dentro, giustamente, ragazzi, c'è la fascetta per attaccarla al braccio, che tanto stavo scherzando. Credo che la manterrò da collezione, non è che lo vado ad usare per poi magari rovinarla. È sempre una collector di grande valore questa. E poi qui c'è il pezzo forte di questa collector che... Guardate qui. Sento che è anche bello pesante. Vabbè. E allora ditelo! Tranquilli che lo sto, cerco di farlo uscire senza romperlo perché è delicatissimo veramente, da come vedo, Ma ecco, c'è anche l'imbottitura sotto, ragazzi, non si scherza qui, guardate, c'è anche il cuscinetto per mantenere l'orologio qui della gente, Però adesso l'orologio come ve lo faccio vedere, l'orologio? Come ve lo farò vedere? Ma c'è anche la batteria a questo punto, vediamo un po', sì. Fantastico! Dentro c'è anche la bustina, ragazzi, con un ricambio, con il mini cacciavite e un coso del cinturino di ricambio dell'orologio qui, perché ci hanno trattato bene, non mi posso lamentare. Una collector fatta veramente bene. Vediamo un po' come si apre. Vabbè. Che stile, ragazzi. Aspettate, vabbè. Il cartoncino si può rompere, tanto. Non è che... Eccolo qua. Ed ecco l'orologio degli agenti di The Division, ragazzi. Poi lo farò vedere da vicino. È bello pesante come orologio, ma come si accende? Vediamo. Vabbè. Il problema è sapere come funziona qui l'orologio, perché io non sono abituato a portare gli orologi, quindi, ragazzi, vi ho detto tutto. Nella mia vita non ho mai portato un orologio, ma adesso credo che inizierò, perché sapete, qui. Ok, vabbè, poi lo capirò, eccolo qui acceso, ragazzi, voi tanto ve lo avvicino, non c'è problema, veramente un bel orologio, veramente, sì. Vediamo un po', lo indosso. E anche se poi lì mi va a coprire il tatuaggio di... no. Vabbè.
mi sento già molto agente Brado con questo, ragazzi. Mi sento veramente già molto agente. Eh sì, vabbè, lasciamolo qui. Tanto poi inutile che lo ritiro fuori dalla scatola un'altra volta, perché... Ok, lo rimettiamo qui in scatola per il momento, poi... Tanto bisogna... devo rifare l'unboxing. Cioè l'unboxing, devo avvicinarvi tutto, è inutile che sto a rimettere tutto dentro. Ecco, magari rimetto questo. Un orologio bello pesantino quello, ragazzi, sì. Ecco la scatola. E adesso passiamo all'unboxing del gioco, eccolo qui. Perfetto. Andiamo un po', e oggi i tempi si sono allungati qui, si sono allungati i tempi. E spero che vi piaccia anche questo unboxing, perché... io come sempre mi impegno, ragazzi, lo sapete, che cerco di darvi sempre il meglio, perché è giusto così, mi seguite, quindi... Dentro il gioco troviamo questa piccola cartolina che non so a cosa serve, a nulla molto probabilmente, come sempre. Piccolo manuale di istruzioni, ma veramente piccolo manuale, perché proprio non c'è, sono due o tre fogli in bianco e nero dentro, quindi... Poi troviamo... il disco di gioco, il Blu-ray, eccolo qui, di The Division, e poi la cover, vabbè, senza la tiro fuori, la cover, poi la cover la vedrete bene da vicino adesso che faccio la seconda parte del video, e poi ci sarà anche la parte finale del video, perché sarà divisa in tre parti, ragazzi, perché all'ultimo dovrò dire delle cose, sì. Quindi, detto questo, cosa faccio? Per il momento... ragazzi, vi saluto così, che vi ho fatto vedere tutto. Poi vi faccio il secondo pezzo del video e poi magari nel video finale, che va a chiudere l'unboxing, facciamo che vi sistemo bene la scatola con tutti gli accessori che si vedono in modo bene, più il set fotografico. Ma chi vi tratta meglio di Brado, ragazzi? Nessuno. Quindi la prima parte dell'unboxing di The Division si conclude qui. Tranquilli, ragazzi, ci vediamo tra poco. Aspettate, perché ci sarà veramente da divertirsi. A tra poco, ragazzacci. Ok, ragazzi, ecco qui il vostro Diablotex. Ecco, la webcam funziona un po' meglio, mentre prima da lontano vedo che fa un po' di fatica. Non vorrei che devo anche ricomprare la webcam. Adesso purtroppo ho altri soldi da spendere, quindi non posso comprare la webcam, ragazzi. Allora, detto questo, vi faccio vedere un po' tutto da vicino, perché, ragazzi, è giusto che voi adesso vedete tutto da vicino, quello che è uscito da dentro la collector di The Division. Ecco, mi sembra veramente giustissimo che vi faccio vedere un po' tutto da vicino, ragazzi. Allora, vediamo un po', sto sistemando un po' delle cose, ecco, perfetto. Vabbè, questo qui era, avete visto, no? Questo qui era il, diciamo, il coperchio, no? Chiamiamolo così, mettiamolo lì. Ecco qua, ragazzi, questa era la scatola, che ve la faccio vedere adesso da vicino. Ecco qua, così, ecco, apriamo anche, vai, parte 1 e parte 2, ragazzi, e questo è come dentro, così vedete un po' tutto. Adesso sono ancora tranquillo, il problema verrà nella terza parte del video, ragazzi, sì. Allora, poi vi farò vedere il pezzo forte, lo vedete dopo, non vi faccio vedere subito l'orologio, ragazzi, perché è così, allora, vi faccio vedere prima l'artbook, ecco qua. È un artbook bello aggressivo, Eccolo qui. Vi faccio vedere solo qualche pagina, perché altrimenti a vederle tutte si fa una certa, no? Si fa veramente notte qui questa sera, Ecco qua. Comunque tutto artbook a colori. Vediamo un po' se c'è qualche immagine bella, molto brada. Vai, faccio vedere questa, vai. Questa. Perfetto, vediamo un po'. Ecco qua, vabbè, ragazzi. Allora... beh, è un bel artbook, è veramente un bel artbook, ragazzi, è un artbook aggressivo, eh sì. Ok, comunque questo è l'artbook di The Division, perfetto, mettiamolo lì. Poi c'era il poster, ragazzi, il poster che è uscito da dentro questa bustina qui, anche la bustina vi faccio rivedere, perché è giusto che vedete i minimi particolari, anche perché io poi ho fatto così, che vi voglio far vedere i minimi particolari, ragazzi. Ecco qua, vediamo un po'. Ecco qui il poster, è bello grande il poster, anche molto bello,
Vai, il poster posso rimetterlo in busta? No, devo fare le foto dopo, quindi non può andare in busta. Perfetto, poi vi faccio vedere che c'era questo che portano i soldati di The Division, gli agenti, eccolo qua. Giustamente qui si apre, no? Però non c'è nulla dentro, possiamo chiuderlo. E la replica proprio pari pari com'è. E poi dentro, ecco qua, c'è il laccetto per metterlo al braccio, perché chissà ragazzi, quando vado in qualche concerto me lo metto qui e ci metto qualcosa, non lo so, vedremo, sono capace di farlo e quindi non escludo che non farò una cosa del genere. Mettiamolo lì. Poi c'era, vabbè, il gioco lasciamo alla fine, e c'era questa meravigliosa scatola, eccola qui ragazzi, vedete? Che aprendola contiene l'orologio, ma io adesso l'orologio già l'ho tirato fuori, no? Quindi dentro l'orologio non c'è, perché dentro l'orologio non ci sarà, perché adesso lo faccio vedere. Quindi questa è la scatola dell'orologio. E ecco qui l'orologio, ragazzi, vedete? Questo qui, il cuscinetto, diciamo che stava messo qui per non farlo rovinare, cioè per tenerlo ben arrotondato, ecco qua. Con questo qui ci posso mettere i piedi sopra per dormire, perché è bello morbido, eh? Oppure lo uso come antistress, ragazzi, non lo so, poi vediamo. Allora, ecco qui l'orologio di The Division, la replica dell'orologio che portano, e c'è anche il marchio dietro, Maremma Maiala. Eccolo qui, l'orologio, ragazzi. Ve lo accendo pure, perché giustamente, eccolo qua, perché si accende anche di arancione, eh? Non è che è la replica pari pari dell'orologio dei soldati di The Division, eh sì, veramente molto bello ragazzi, eccolo qua, è bello pesante come orologio, devo dire, lo riaccendo l'ultima volta, così poi non dite che... Eccolo qua, così vedete bene, insomma, bello l'oggetto. Dietro c'è anche il marchio, se potete vedere, ecco qua. Quindi l'orologio lo mettiamo lì. Dentro l'orologio c'è uscita anche una batteria di riserva. Eccola qui la batteria, ragazzi, per farvi capire che ci hanno trattato veramente bene con questa Sleeper Agent Edition. Anche un pezzo di ricambio, come vedete qui al cinturino. Poi c'è un piccolo cacciavite dentro, vedete, eccolo qui, piccolino, ok, eccolo qua, cacciavitino piccolino, e dentro c'è le istruzioni per l'orologio, sperando che ci sia la lingua in italiano. C'è la lingua in italiano, ragazzi, c'è la lingua in italiano, attenzione, ecco il libretto di istruzioni anche. E te pareva, prodotti in Cina, ormai fanno tutto lì, oramai fanno tutto lì, e beh, noi siamo italiani e fanno tutto in Cina, va bene, preferivo che era stato fatto in Giappone, ragazzi, però oramai fanno tutto lì, l'importante è che funziona bene, ma... Allora, rimettiamo anche tutto qui dentro la busta, mettiamo qui, che poi devo sistemare per bene, poi, dentro la confezione del gioco di The Division... Almeno qui nella Sleeper Edition, Sleeper Agent Edition, troviamo questo foglio con i codici dietro, che non lo posso girare altrimenti vedete i codici, vedete, scusate. Poi qui c'è il Season Pass, che vale per tutto l'anno 2016, ragazzi, eccolo qua. E anche qui non posso farvelo vedere perché poi c'è il codice. Questo è il Season Pass di Division, ok. E adesso passiamo a farvi vedere dentro la confezione cosa c'è. C'è questo foglietto qui. Piccolo libretto in bianco e nero, giustamente. Vabbè, dopo aver preso un artbook del genere da lì. E poi abbiamo il Blu-ray di The Division, ragazzi, eccolo qua. Questo è il Blu-ray di The Division in versione PlayStation 4. Sì. Eh sì, oggi mi sento un pochettino spavaldo, sì. Devo dirlo. Ecco qua. E poi c'è la cover di The Division in versione, giustamente, PlayStation 4, perché per me la console d'eccellenza è la PlayStation 4. Forse alcuni di voi non l'hanno capito, fanno finta di non averlo capito, ma adesso ve l'ho detto bello chiaro, così almeno andiamo...
in grande stile, insomma. Allora, li mettiamo tutto dentro. A questo punto si sono passi e questo lo ripiazzo qui e via. Quindi ragazzi, questo qui è stato l'incontro ravvicinato per quanto riguarda la Sleeper Agent Edition di Television in versione PlayStation 4. Adesso vi sistemo tutto bene sul tavolo, così vedete la confezione, cerco di mettervi la confezione con l'artbook e tutto, così vedete tutto ben, tipo, non so, tutto bello poggiato lì, che capirete un po' tutto, e avrò delle cose da dire, perché adesso vanno dette. Quindi ci sentiremo tra poco, ragazzacci, non andate via, perché il video continua, mi raccomando, restate lì. Ok ragazzi e ragazze, ecco qui, sono nella parte finale di questo unboxing, così vi ho sistemato tutto per bene qui sul tavolo, per farvi vedere un po' tutto per bene, perché io ci tengo ai miei iscritti, no? Quindi cerco di fare sempre le cose al meglio, anche se quando mi allontano qui la webcam non riprende bene, vabbè, magari più avanti la cambierò. Detto questo ragazzi, ora mi devo togliere un po' di sassolini dalle scarpe, perché io poi sono un tipo che parla chiaro, ma sono un tipo che non è che faccio così il monitor di un PC, ma nella mia vita di persona sono sempre uno che ha parlato chiaro e non mi faccio problemi se devo mandare a fanculo qualcuno oppure così via. Non mi sono mai fatto problemi ragazzi, quindi non inizierò certo quasi oggi che ho quasi 38 anni a farmi problemi. Allora, voglio dare un caloroso così vaffanculo, no? A tutti quelli che mi insultano sul mio canale, che vengono solo per insultare, gli posso dedicare questo, ecco, due bei diti medi come si deve, e in più io i gioco, perché a volte sono anche certi che sono un po' invidiosi, che magari ho i giochi un giorno prima e così, che alla fine sono stronzate ragazzi, io ce l'ho un giorno prima, ma questo oggi è stato rotto il day one su Television, quindi possono averlo tutti, io ce l'avevo da questa mattina. Detto questo, ci sono anche persone, una persona in particolare che mi ha dato, che mi ha detto che sono un cane, secondo lui sono un cane, posso essere anche un cane, secondo questa persona di cui non faccio nomi, tanto poi vedrà sicuramente il video, lo capirà, se vuoi puoi anche vedere di che razza, se sei curioso, sono una razza un pochettino ribelle come cane, posso dirti. E poi volevo anche dire ragazzi che questo qui è sempre dedicato a queste persone che mi insultano e queste persone che mi dicono che sono un cane e così via. Posso dire questo, che io sono io e voi non siete un cazzo, e con questo chiudo il video, mentre per tutti i miei iscritti li saluto con molto affetto, perché sanno che ci tengo a loro. Con molti di loro ci parlo anche, quindi sanno che persona sono, e ripeto, lo ripeto anche per l'ultima volta, per tutti quelli che mi insultano sul canale, mi dicono che sono un cane e così via, non c'è problema, lo ripeto, io sono io e voi non siete un cazzo. Così ragazzi, si conclude l'unboxing, diciamo con un po' di polemica, ma ci voleva, oggi andava fatto, quindi un caloroso vaffanculo a chi mi insulta. E ragazzi, godetevi questo unboxing, spero che vi siate goduti questo unboxing e ci vedremo per i gameplay che arriveranno sul mio canale. Ciao a tutti e ancora un bel caloroso vaffanculo a chi mi insulta ragazzi, alla grande, sempre rock and roll, ciao.